Ok, allora, grazie alla senatrice Nugnes, grazie a Loredana Marino. Transform Italia insieme al Left continua, anche se in maniera virtuale, il percorso che abbiamo iniziato con il laboratorio del Sud, cosa che ci ha permesso di conoscere tante realtà e tante esperienze del territorio e che oggi troviamo ancora di più difficoltà di fronte alla crisi della pandemia. Io mi fermo qui, do subito la parola a Loredana Marino che interloquirà con Paola Nugnes. Prego. Ok, buonasera, ciao Roberto, ciao Paola, ciao a tutte e tutti. Allora, la nostra attività del Laboratorio del Sud prosegue stasera con una, come dire, con una senatrice mia conterranea, Paola Nugnes, con la quale abbiamo iniziato una collaborazione importante e per la campagna e per il Sud e in questa emergenza coronavirus. Perché in questa emergenza coronavirus, diciamo, l'antidoto contro il contagio, il migliore, è la quarantena. La quarantena in questo paese, si riassume in uno slogan: io resto a casa. Io resto a casa, viene ripetuta dalle pubblicità, dai programmi, dai giornali, dai telegiornali. Questo slogan, però, noi stasera vogliamo leggerlo fuori dal coro, perché c'è un coro dell'io resto a casa che nasconde quelle che sono le diseguaglianze sociali. Perché casa per alcuni sono le carceri sovraffollate. Oggi è notizia di un morto di coronavirus nel carcere di Bologna. Per alcuni casa è il luogo della convivenza forzata, perché tante sono le famiglie composte da 4-5 persone e che abitano, perché magari più povere, all'interno di 50 metri quadri. Case in alcuni casi sono anche luoghi di violenza domestica. Il caso di femminicidio in Sicilia è un'altra notizia che avviene in emergenza coronavirus. Casa per alcuni è un luogo che non esiste. Quegli alcuni sono gli ultimi, dove per loro la casa sono i marciapiedi, le stazioni, sono delle baracche nei pressi dei campi dove lavorano. E in questi ultimi la nostra senatrice sta lavorando in Senato. Noi, come Laboratorio del Sud, come anche forze impegnate, associazioni, partiti, noi come rifondazione abbiamo chiesto da subito il blocco degli sfratti, come abbiamo ritenuto giusto all'interno del nostro piano sulla sanità pubblica per tutto il Mezzogiorno d'Italia, chiedere la requisizione anche delle strutture ricettive per dare una casa a chi non ce l'ha, ma anche per ospitare quei medici che vivono anche il contesto della propria casa come luogo della paura per contagiare a loro volta i loro familiari. Come in questo momento in molti siamo attivi nel chiedere un contributo straordinario a questo governo, a chi ha una casa e ce l'ha, ma che in un momento in cui non ha un salario, non ha un reddito, non ha ammortizzatori sociali, ha bisogno di un contributo vero per non perderla quella casa. In questo breve inciso io preferisco dare la parola a Paola, se Roberto è d'accordo, per mettere al centro di questo nostro lavoro video quello che Paola sta facendo come voce fuori dal coro al Senato. Grazie Loredana, buonasera e buonasera a tutti. Hai centrato perfettamente l'argomento e devo dire che lo hai anche detto molto bene, perché noi dalle nostre case più o meno accoglienti vediamo spot televisivi che riportano quello che è il sacrificio generale di tutti, no? Che viene anche ripetuto dal Presidente del Consiglio, quello di non poter uscire e socializzare, ma
possiamo nelle nostre case, forniti di riscaldamento, di acqua, di collegamento internet, prepararci delle cene con più attenzione, in collaborazione, possiamo lavorare in smart working, possiamo fare anche delle feste, no? E con internet, ma non ci rendiamo conto che ci sono molte persone che tutto questo non ce l'hanno e non hanno nessuna possibilità di accedere a questo. Quindi è una narrativa errata, che è anche molto irritante, perché è vero che è confortante per noi vedere anche questi concerti che vengono fatti, che ci sollevano l'animo, ma dimentichiamo quelli che sono senza casa, che sono per strada, sapendo anche che sono stati ridotti gli spazi dove venivano accolti, perché chiaramente questa emergenza è cascata. Ah, quindi non è un problema mio. Me lo auguro. Raffollamenti delle carceri che in stato di pace, possiamo dire, contano 11.000 esuberi, cioè 11.000 persone in più a quelle regolamentari. Quindi in tempo di coronavirus sarà sicuramente raddoppiato il numero degli eccedenti. Eppure nel decreto ci sono delle possibilità, viene preso in considerazione questo problema, ma con una attenzione minima, perché si dà la possibilità soltanto a chi ha ancora 18 mesi di scontare, di poterli scontare presso le abitazioni, mentre se non alziamo almeno a 4 anni il limite, noi non siamo in grado di allargare la platea al punto da veramente alleggerire questa situazione. Allora noi dobbiamo partire dal concetto che queste persone, che pure hanno, devono avere delle restrizioni sulla loro libertà, non perdono i propri diritti, soprattutto i diritti fondamentali, quello alla salute e alla tutela della vita, e non possiamo trascurare questo dato, e non possiamo trascurare il dato che comunque in queste carceri ci sono guardie carceriere e ci sono tante persone che si occupano della pubblica amministrazione. Ci sono stati molti, almeno 15 casi di contagio, ma un morto tra appunto gli ospiti del carcere, ma anche un medico carcerario e uno delle guardie carcerarie che sono morti. Quindi la situazione è grave, da lì possono partire dei focolai importanti. Ma così è anche per quanto riguarda chi non ha neanche l'accesso all'acqua. Per esempio, non possiamo dimenticare le comunità rom e sinti, che vivono in situazioni assolutamente non adeguate all'emergenza, che è globale, non riguarda solo qualcuno, riguarda tutti, non esclude nessuno, non salva nessuno. Quindi quando si fanno raccomandazioni per avere igiene frequente e per mantenere le distanze e restare a casa, bisogna tener conto che queste persone non possono fare nulla rispetto a questo, e ci sono bambini e anziani tra queste comunità. E poiché c'è anche un articolo nel decreto Cura Italia, l'articolo 6, che prevede che vengano requisite alcune strutture private e strumentazioni per la sanità, abbiamo ritenuto importante valutare la requisizione, come diceva anche Loredana, di strutture che possono essere alberghiere o anche, perché no, di villaggi turistici che sono più adeguati alle comunità rom e sinti, per accogliere almeno in questa fase queste persone. Questo avviene quando c'è una calamità naturale come un terremoto. Quindi non è un'azione fuori dalle regole, fuori dall'abitudine anche che lo Stato italiano ha. Quando c'è la necessità di dare un'abitazione a delle persone, bisogna provvedere nell'immediato.
E quindi noi abbiamo fatto degli emendamenti in questo senso. Sull'acqua, soprattutto, abbiamo provato ancora una volta a ribadire che il disgraziato decreto 80, che all'articolo 5, il decreto 80 del 2014, che all'articolo 5 dispone che per le abitazioni non regolamentari non venga allacciata la fornitura di acqua, e se allacciata venga fatto il distacco, cosa che c'è stata anche contestata dall'Europa. Noi chiediamo che questo articolo venga eliminato, venga abrogato, perché è impensabile sottrarre acqua a persone che non hanno accesso all'acqua né per bere né per lavarsi le mani, quindi per mantenere, come dire, un'azione di tutela della propria salute e della salute altrui. Perché dobbiamo capire che ognuno di noi poi diventa un possibile vettore del virus e quindi un punto di propagazione grave e pericoloso per tutta la comunità. Grazie Paola Nugnes, grazie anche a Loredana Marino. Io ricordo che noi continueremo a seguire il percorso del Laboratorio del Sud. Chiediamo anche la disponibilità vostra di continuare a seguirci e a darci la disponibilità di parlare ancora con voi per capire anche come sono gli sviluppi della situazione in Italia e soprattutto nel meridione d'Italia. Grazie ancora e grazie a tutti per l'ascolto. Salve, ciao.